L'associazione Colata Lavica e l'Us Dux, con il patrocinio del comune di Gravina di Catania, hanno presentato nella sala consiliare del comune gravinese la proiezione del trailer La Bella Trinacria, il film. Proiezione preceduta da una conferenza stampa alla quale hanno presenziato tra gli altri il sindaco di Gravina di Catania Domenico Rapisarda, il regista Silvio Salinari, alcuni tra gli attori protagonisti e i dirigenti scolastici delle scuole gravinesi che hanno visto i loro studenti partecipare nel cast del film. Film. Il territorio di Gravina è stato protagonista anche per la location in cui sono state girate alcune scene e anche e soprattutto per la composizione del cast di attori. Sì, è stata un'esperienza veramente interessante e straordinaria. I ragazzi sono meravigliosi, venivano da questo musical, poi li abbiamo proiettati nel mondo del cinema, un mondo molto più complesso, molto più stancante da alcuni punti di vista, però spero che i risultati saranno grandiosi. Il messaggio era innanzitutto spiegare ai ragazzi che lavoravano e che recitavano la Sicilia, la sicilianità rappresentata da uno dei più grandi, che secondo me è Giovanni Verga. Abbiamo scelto tre storie di Verga. Sono Cavalleria Rusticana, Storia di una Capinera e I Malavoglia. E abbiamo fatto interpretare ai ragazzi queste storie e spiegandole nei dettagli proprio la sicilianità antica, i modi di fare, i modi di dire. Emerge una Sicilia positiva, non la Sicilia che emerge di solito quando si parla di mafia e collegamenti poco puliti, una Sicilia sicuramente che è fatta anche di teatro, di spettacolo, di grandi artisti che hanno reso quest'isola famosa nel mondo.